Io sono Alessandro Bondi, ho 52 anni e ho avuto 4 anni fa un ictus. Ho sofferto per molto tempo, poi ho visto un barlume di speranza nella tecnologia che mi ha portato a sperare di tornare sulla barca a vela. Mi sono avvicinato all'equipe di Domenico Pratichizzo, che è l'ingegnere che ha inventato il sesto dito. Nel caso di Alessandro è estremamente utile perché creerà una presa di tipo ibrido, una presa fatta dall'uomo e dal robot. Consiste in tre parti principali: un motore che attraverso dei tendini trasmette il movimento a questa parte rigida e flessibile che consente di afferrare degli oggetti adattandosi a qualunque forma. Mi rende in qualche modo un cyborg. Ale, la barca rappresenta qualcosa di fortissimo, no? Sì. Come è nata la tua passione per la barca? La mia passione per la barca è nata nel 90 addirittura e mi sono sempre più dedicato alle regate. Il vento, il rumore del mare, la sbandare la barca è una cosa unica. Il principale era tornare sulla barca a vela e qualsiasi cosa mi fosse stato utile per la barca a vela. Potevo fare. Ed è esattamente quello che abbiamo provato, sì, con Alessandro. Sì. Siamo incontrati con Alessandro, poi abbiamo, cioè io ho potuto verificare in primissima persona qual era la sua grande passione per la tecnologia che stavamo sviluppando, cioè per questo sesto dito robotico, che gli permette di aiutare tutte le persone che hanno avuto l'ictus e quindi hanno dei problemi di movimento nella manualità, nel muovere il braccio, nel muovere la mano. Siamo tantissimi. Davvero, Domenico? Tanti. Siamo quasi 300.000 casi l'anno. E sia io che te abbiamo voglia di migliorare gli ambienti che frequentiamo, sì, e sì, migliorare la vita delle persone che ci circondano. Io lo faccio con la mia tecnologia, con il mio gruppo. Ovviamente quando parlo di me, io parlo di un gruppo, sì, di persone, di un entusiasmo enorme, che senza i quali non saremmo qui a parlare di questa invenzione che abbiamo creato con la collaborazione anche dell'ospedale e in particolare del gruppo di Simone Rossi, sì, del Dipartimento di Neuroscienze. E questo video sarà presentato oggi, aprirà oggi la Maker Faire di Roma, un evento con migliaia di persone, e noi volevamo mostrarlo in anteprima ai nostri amici di Siena TV. Ci vediamo alla prossima puntata.